Buongiorno a tutti! Oggi mi aspetta una camminata piuttosto impegnativa. Mi trovo sul passo Falzarego e voglio raggiungere la galleria Lagazuoi, una galleria lunga più di 1 chilometro scavata dai soldati italiani. Questo per poter raggiungere le postazioni nemiche austriache e minarle. La particolarità di questa galleria, oltre a essere lunga, è che è molto buia e fatta di roccia sporgente, quindi serve un casco e una torcia per poterla affrontare. Il dislivello per arrivarci dalla funivia è di circa 700 e più metri, quindi adesso farò un'abbondante colazione e sarò pronto per partire. Sono arrivato, ragazzi. Da qui in poi inizia il chilometro di gallerie. Questa è proprio l'entrata. Sarà come fare un vero e proprio tuffo nel passato, perché era qui che i soldati italiani vivevano e combattevano e morivano anche. Non morivano semplicemente di proiettili e mine, ma anche per il freddo. Il freddo qui era terribile. Questo luogo è bellissimo da come lo vediamo oggi, ma un tempo si sono combattute feroci guerre. Ho trovato un punto in cui si può uscire dal tunnel. Qui c'è una terrazza e si può ammirare un panorama incredibile. Guardate, poco più avanti della terrazza c'è una mitragliatrice. Wow! Ragazzi, wow, sono appena uscito dalla galleria. Ho impiegato più di un'ora per visitarla tutta, per vedere ogni anfratto e leggere tutte le descrizioni, ma ne valsa assolutamente la pena. Wow, sono colpito. Costruire una cosa del genere in mezzo a una montagna richiede una fatica disumana. Massimo onore e massimo rispetto per chi l'ha costruita, per chi ha combattuto
e per chi è stato qui. Vi dico anche un'altra cosa, è molto dura da affrontare, sia in salita che in discesa. Gli scalini sono molto alti e ci vuole un bel fiato, quindi mi raccomando, preparatevi e mi raccomando anche portatevi assolutamente un caschetto e una torcia. In questo momento adesso fuori dalla galleria mi trovo in una vecchia trincea, giusto il tempo di esplorarla e poi arrivo al rifugio. E rifugio Lagazuoi conquistato, 2752 metri d'altitudine. Adesso direi che mi sono meritato una degna pausa. Sono appena tornato nel van. Che escursione meravigliosa, wow, semplicemente wow, la dovete assolutamente fare. Ma voglio mostrarvi una cosa, non so se eravate a conoscenza dell'esistenza di un passaporto delle Dolomiti. Ebbene sì, esiste, ed è questo. Ma a cosa serve questo passaporto? Molto semplicemente, quando arrivate in un rifugio glielo mostrate e vi fate fare un timbro unico e speciale. Io appunto oggi sono stato al rifugio Lagazuoi e questo è il suo timbro. Un'idea molto molto carina, un po' tipo il passaporto delle panchine giganti. Se non lo conoscete, qua su in cima trovate il video in cui lo mostro. Ah, ho trovato anche l'adesivo del rifugio, perché non metterlo nella mia bacheca? Bene, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre di lasciarmi un like e di iscrivervi al mio canale, questo mi aiuterebbe molto. Noi ci vediamo alla prossima avventura.